Cari amici, buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento della nostra serie Protagonisti. Anche oggi abbiamo un ospite molto caro a noi e importante, si tratta dell'architetto Filippo Caprioglio, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Grazie a te, Maria Laura, e al tuo progetto che veramente seguo con passione. Bene, siamo molto contenti perché questo è il nostro obiettivo. E, come al solito, dirò due indicazioni sul nostro ospite. E quindi Filippo Caprioglio è mestrino, classe 1971, ha conseguito la laurea in architettura a Venezia e l'M. Arch alla Syracuse University di New York, docente presso l'università della stessa Syracuse e poi nel Maryland, e tuttora insegna nella facoltà della scuola di architettura alla Kent State University. Negli ultimi anni la carriera professionale si è concentrata principalmente sulla realizzazione di nuovi edifici residenziali e terziari. Ha curato la progettazione, la trasformazione e gli arredi di appartamenti, concept per retail, nuovi uffici e edifici residenziali, spazi per l'arte contemporanea, nonché interventi di arredo urbano in Italia e negli Stati Uniti. Affianca all'attività di architetto anche la passione e la ricerca per il disegno industriale, che lo ha portato a ideare lampade, arredi e oggetti di uso quotidiano per aziende italiane ed estere. Ha ricevuto molti premi, e di questo siamo orgogliosi anche noi perché è un mestrino, premi e riconoscimenti, e due tra tutti, il prestigioso premio Good Design Award del Chicago Ateneum nel 2011 e il Luxury Lifestyle Award 2021 per la casa più bella d'Italia, oltre alla nomination per l'architetto dell'anno 2021, con il progetto Spazio Berlin Dieser a Venezia. I progetti più significativi sono stati pubblicati su riviste e libri di tutto il mondo, quindi complimenti. Io ti ringrazio, ma questo vuol dire solo che vado avanti con l'età. Però se si raggiunge Sì, anche no. degli obiettivi, si raggiungono degli Sicuramente, obiettivi, è sicuramente. sicuramente molto bello. Allora, Filippo, in questa conversazione non posso non ricordare la figura di tuo padre Gianni. Ovviamente. Amico, grande mestrino, notissimo architetto e professionista, è riconosciuto e protagonista, tra l'altro, per anni della visione architettonica della nostra città. Quanto ha contato la sua figura nella tua formazione professionale? Beh, indubbiamente tanto, indubbiamente per più motivi, non solo quella professionale, che poi si lega a quello che sto per dire, ma proprio come hai detto tu, nel mio amore per Mestre, per la città e per tutto quello che questa città può continuare ad offrire, anche nei momenti, diciamo, più bui, in cui sembra sempre sentire solo negatività o solamente elementi che la pongono in una situazione e in contesti non felici. Certo. Però invece con lui ho sempre visto una visione per il futuro, oltre che quella per il presente, perché una cosa che sicuramente ho imparato da lui era questo approccio per cui, anche se tu eri incaricato di un singolo progetto, era un progetto che doveva spaziare, era un pezzo di città, come diceva Devi lui. contestualizzare E quindi, voglio veramente. dire, credo che l'esempio più preclaro sia quello che è stato fatto al cinema Candiani. Dopo ne parliamo. Ah, va bene, Ecco, allora sì, è un non voglio argomento. anticipare, però Certo. solo per dire che oltre alla componente architettonica c'è una forte componente urbanistica di Certo. riqualificazione per dare le opportunità anche a chi è intorno a quello spazio, a quell'architettura, di mettere in moto qualcosa di virtuoso. Certo, Ecco. certo. Quindi sicuramente il papà è stato È importante stato su importante. tantissimi fronti. Immagino, immagino. E qual è o quale dovrebbe essere il ruolo dell'architettura per una città? E cosa dovrebbe significare e portare a coloro che la vivono e che vi lavorano? Guarda, io dico sempre, e lo dico sperando che venga correttamente interpretato questo mio modo di approcciare la cosa, che un bravo architetto deve essere anche un educatore, ma un educatore non un prevaricatore, ma anzi una persona che si mette nella disponibilità di dialogo con le persone, che sia la committenza privata o che sia una committenza pubblica, in cui comunque l'architetto recepisce le necessità,
Chiaramente poi ognuno di noi ha una sua visione, certo, un suo linguaggio, un suo modo di porre, e l'architettura, come tutte le arti, è soggetta poi a, tra virgolette, al giudizio esterno. Però se c'è una base culturale, se c'è una base di interscambio, se c'è una volontà anche di progredire insieme nelle cose, l'architettura in questo caso ha una funzione primaria, certo, assolutamente, come sempre stato nella storia. Diventa simbolica, allo stesso tempo diventa l'elemento per cui le persone la vivono, la amano e quindi la rispettano. Certo. E quindi dico sempre che una buona architettura porta al rispetto della stessa e di tutto ciò che è intorno a lei. E questo per me è un principio anche di ricerca personale quando opero. Certo. È inutile fare gli edifici più belli del mondo per ottenere, come direbbero i miei colleghi statunitensi, il wow effect. Sì, certo. Bene, tutto, sì, quello che vuoi, però c'è un contorno culturale, urbanistico, sociale che è primario rispetto al wow effect. Infatti la mia domanda successiva è questa: quando ti viene richiesto un proposto, un progetto, sì, per esempio un'abitazione, sì, anche di una certa, sì, importanza, sì, quali sono i tuoi capisaldi iniziali che ti poni e quali sono le caratteristiche appunto imprescindibili che dovrebbe avere una casa in cui vivere per te? Beh, allora, due aspetti. Quello più intimo e personale, chiaramente una casa se la si costruisce intorno alle persone che hai di fronte, alle loro esigenze e anche ai loro desideri, certo, che poi insomma sta a noi cercare di rendere tangibili e reali, e quindi questo è anche un principio molto bello della progettazione, senza però dimenticare, come dicevo prima, che questa abitazione, anche come dici tu, di una certa importanza e rilevanza, quindi evidentemente visibile, si mette in relazione con la scala urbana in cui si contestualizza, ma anche, proprio per quello che dicevo prima, con una visione un po' più ampia di contesto. Per esempio, adesso un'altra casa che è stata importante per me nel mio recente passato professionista, e che anche questa è stata, come dire, una casa che ha avuto dei bei riscontri, è questa abitazione privata che ho fatto a Cittadella, sì, e in un contesto dove io mi ritengo fortunato di aver lavorato, perché il mio committente aveva acquisito questo terreno proprio sotto le mura medioevali, quindi è una cosa meravigliosa. Bellissimo. E la ricerca di dialogo con appunto le mura, i mattoni, le tessiture, le texture, i colori, tutto ciò che caratterizza la bellezza di queste mura in chiave contemporanea, perché io sono un architetto, come dico, figlio dei miei tempi, certo, quindi contemporaneo, l'ho trasformata pur senza dimenticare le esigenze appunto datemi dalla committenza. Però se avrai piacere di guardarla in rete, su internet o dove la si può trovare, è una casa che nel momento stesso in cui tu cominci a mettere la proporzione della casa, la proporzione delle mura, i tagli, gli elementi e i colori, capisci bene quello che è la ricerca di dettaglio che è alla base poi della, certo, del quindi, mio lavoro. Questa è una cosa che richiede proprio dal punto di vista temporale tanto tempo, tanta attenzione, perché ogni progetto veramente è un'opportunità, certo, come dico io. Certo. E che deve essere tramandata, altro, e sarebbe veramente un delitto, sì, non andare fino in fondo. Cioè, io lo dico sempre, facendo l'architetto uno non diventa ricco, sì, ma può stare bene indubbiamente, certo, ma ci vuole tempo, certo, per fare le cose, per farle bene. I progetti non si possono tirar via, non siamo una fabbrica, certo, anzi ogni progetto è peculiare, è unico, sì, ed è costruito intorno alla persona, certo. Quindi per concludere la tua domanda, comunque per me è fondamentale creare spazi per le persone, perché è la gente, è una cosa che ci fondamentale, viene, ecco. Certo. Facciamo un passo indietro, sì, e riprendiamo l'argomento del Candiani, sì. Quindi a tuo avviso il centro Candiani, che è stato a suo tempo un progetto rivoluzionario per Mestre, certo, perché senz'altro è stato, certo, una... è un classico simbolo di ciò che dovrebbe rappresentare un luogo con finalità pubbliche per la città, e ti sembra che quello che adesso effettivamente è cambiato, perché sì, diciamo è cambiato rispetto all'inizio, rispecchi comunque il principio sul quale è stato basato il progetto iniziale? Beh, indubbiamente sì, ma ti faccio anche un quadro un po' più ampio, che è un altro aspetto
dove secondo me, in particolare poi a Mestre, avremo delle opportunità, è quello che, questa è una materia di studio all'interno dell'architettura, cioè quello del riuso adattivo. Sì. O adaptive reuse, visto che è partito negli Stati Uniti, dove appunto si prende un edificio già esistente e se ci sono le caratteristiche e c'è naturalmente una volontà e anche una capacità, sì, lo si trasforma, lo si riutilizza, quindi anche questo entra tutto in un discorso più ampio di consumo del suolo, quindi utilizziamo quello che c'è senza costruirne di completamente nuovi. E il Candiani sicuramente nasce con una forte volontà della committenza, degli architetti e anche dell'artista Gardenal, che sì, naturalmente voi sapete ha fatto tutto il progetto e ha realizzato questo, come dire, land art meraviglioso, uno dei più grandi in Europa, dove la terra si unisce all'acqua, perché certo, quello era il tema, e Mestre è città di terra ed acqua. E quindi in quel senso sì, la funzione urbanistica era primaria rispetto all'architettura, perché vi ricordate cos'era Piazzale Candiani, sì, certo, e com'erano oscuri quei tunnel sotto, certo, l'edificio, che era un edificio che aveva delle valenze, perché indubbiamente aveva delle valenze, però era concepito in un'altra epoca, in una situazione molto diversa, e quindi l'abbiamo veramente riattivato. Certo. Questo mi sento di dirlo, e il dottor Furlan si è impegnato pesantemente, pronto, quella volta credendoci, sì, dove c'è naturalmente un business privato, ma sicuramente con un'attenzione alla città grandissima. È stata un'operazione, molto, sì, a mio avviso, certo, veramente forte, e anche di volontà di farlo nella città, nel cuore della città. Certo. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, certo, sì. Bene, bene. Infatti è anche più frequentato adesso, tra l'altro. Beh, di una volta, perché anche esteticamente, certo, è, certo, più piacevole, ma più, guarda, coinvolgente anche. Guarda, io ho sentito anche tutte le tue precedenti interviste e spesso emerso il tema del commercio, il tema, sì, di riattivare queste situazioni. Io veramente sostengo che se tu produci, lasciami usare questo termine un po' abusato, il bello, poi la gente viene, perché, sì, comunque la gente la educhi con quello che dicevo prima, nel senso migliore, e fa piacere alla gente stare nel bello. Allora, se facciamo tante belle cose, lascia perdere mi piace, non mi piace, ma percepisci la qualità, certo, ecco, questo, sì, la qualità dell'opera, sì, la gente la riattrae. È chiaro che se ci accontentiamo, se facciamo la cosetta, la cosetta, ecco, sì, alla fine, diciamo noi, il tacon, le persone non ti premiano, perché no, le persone, certo, leggono, girano, sì, viaggiano, sanno che cosa vuol dire qualità, sì, certo, ok? Poi dopo lasciamo stare che i grandi brand vanno da una parte, che da noi siamo pieni di centri commerciali, però è proprio un sistema, sì, hai capito? Certo. Allora, se riattivi, e l'architettura, ripeto, ha un ruolo importantissimo, perché alle persone piace entrare in un bel locale, in una bella architettura, in un bello spazio, è indubbio, è provato. E poi si spera che il bello venga anche rispettato, perché se una cosa ma il è bella, bello, ma il bello, la gente, come dicevo ricevente, prima, la sente, infatti, propria, e voglio dire, sicuramente la apprezza di più. L'M9 a livello architettonico è uno straordinario, bellissimo, edificio, sì, è bellissimo, sì, avete notato, poi dopo non ci saranno le telecamere, guarda niente. Però io ci vado spesso, non ho mai visto un graffito sull'M9. Sì, ecco, cioè, pensiamo a queste cose, adesso lo dico che ci sarà il graffito domani, però, perché è una provocazione, però per dire, certo, che le cose belle si rispettano. Si rispettano, certo. Veramente. Dipende dall'intelligenza anche delle poi persone dopo, che si ha a che fare. Purtroppo il mondo, purtroppo, sì, ci sono questo e quello, certo, però in linea di massima, questo voglio dire, sì, 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 un edificio di qualità, questo, il principio, certo, ti questo porta al rispetto, certo, e questo è importantissimo. Certo. L'ultimo premio che, sì, hai ricevuto ti rende un vero protagonista del tuo settore, e rende orgogliosa anche Mestre, quindi la nostra città. Quindi la mia domanda è: che cosa vuol dire essere un professionista mestrino riconosciuto e pluripremiato all'estero? Quindi cosa porti con te della tua città quando lavori all'estero e anche quando insegni all'estero? Beh, intanto ti dico, è bellissimo, ed è stato bellissimo leggere quando evidentemente questo premio è giunto all'attenzione dei media,
leggere, un architetto mestrino è stato prima. Non veneziano, no, è stato scritto mestrino. No, veramente, io amo profondamente Mestre, certo. Bello, e sono proprio un identitario io. Sì. E quando sono all'estero, veramente io vengo da Mestre City, capito? Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche perché a differenza di quanto si pensa, lasciamo perdere Venezia, che l'amiamo, è lì. E tutti la conoscono, ma Mestre è molto conosciuta all'estero. Peraltro, voglio dire, in tutti questi tempi Mestre ha dato natali a gente insomma importante, che all'estero è apprezzata e conosciuta. Quindi io della mia città porto sempre con me, voglio dire, il piacere di sentirla a casa, hai capito? Poi forse anche io, devo dire la verità, viaggiando tanto, insomma, pre-Covid ero veramente rimbalzavo in tanti posti, certo. E quindi tornare a Mestre per me è tornare a casa, e questo è importante. Cioè io sono comunque un ottimista di natura e cerco il bello nelle cose, nelle persone, okay. E Mestre ne ha tanto, e sì. Chi dice che Mestre è brutta, mi permetto di dire, non vuole essere una critica, perché poi no, però vuol dire che ha viaggiato veramente poco. Sì, ma è vero, ecco. Sembra sempre che l'erba del vicino sia più bella, sì, invece per carità, sicuramente c'è cose più bella. Verde, però, è più bella. Però i mestrini dovrebbero amare la propria città e farla loro stessi più bella, anche agli occhi degli altri. Quindi è una cosa, è un principio sul quale noi ci basiamo e in cui non a caso io disegno tutto in verde. Ecco, visto? Ecco. Allora, cambiamo argomento, sì, perché tu sei una persona che si interessa di molte cose. Sì. Due settimane fa abbiamo avuto qui con noi l'amico Guglielmo Feliziano, sì. E con il quale io so tu condividi da molto tempo, sì. A parte l'amicizia personale, anche la passione per lo sport, sì. E in particolare per la pallacanestro. Sì. Qual è la tua esperienza nel basket mestrino e come partecipi alla sua diffusione, alla sua conoscenza, al suo sviluppo? Cioè, certo, beh, allora... Io ho avuto modo anche di sentire l'intervista a Guglielmo, che ha toccato temi per noi importanti. Io con lui, appunto, come hai detto bene, oltre all'amicizia personale, che però è nata attraverso la pallacanestro, perché non ci conoscevamo, non ti conoscevamo io e Guglielmo, certo. Proprio di persona. Certo. Ci siamo sfiorati, incrociati, però ormai sono 11 anni che siamo insieme. Io sono tra i soci della nuova società che lui, sì. ha fondato con Francesco Rampini, che è il vicepresidente, e con questo gruppo appunto di amici io negli anni poi sono stato incaricato di vari ruoli, in particolare quello di responsabile del settore giovanile e mini basket. Io lo vivo assolutamente come una missione sociale, c'è chi fa volontariato, c'è chi, sì. fa questo, chi si impegna in altri aspetti e altri campi che sono sempre bellissimi. Io mi sono impegnato nello sport perché la pallacanestro l'ho praticata sin da ragazzino, cioè, appunto il basket Mestre è sempre stato nel mio cuore, quindi mi è venuto naturale. Certo. Poi il mondo dello sport comunque lo ritengo bello, sano, d'esempio. Io il mio sport sarebbe lo sci. Sì, lo so. Ecco, lo io so. Lì ho il mio, sì, sì. Però la pallacanestro veramente ho amore, ma dicevo ho amore in particolare perché rappresenta la mia città. Certo. E anche questo, voglio dire, sono stato, vado quando posso vedere negli Stati Uniti le partite di pallacanestro e tutto, con amici e tutto, io parlo sempre del basket Mestre, vado con la mia sciarpa del basket Mestre, certo. Ecco, quindi, però è un impegno, sì. È un grosso impegno, è importante perché negli anni siamo molto cresciuti e, come ha detto bene Guglielmo, siamo anche ambiziosi. Certo. Adesso sono onorato di essere stato, mi hanno nominato presidente del consorzio, sì, del certo. Basket Mestre, certo. E quindi voglio dire, stiamo anche lì cercando attraverso eventi, attraverso le opportunità anche di crescere anche a livello di coinvolgimento delle realtà imprenditoriali mestrine, certo. E non solo, devo dire, perché comunque come tu hai visto siamo ben supportati, sì, ma sì. Per coprire le ambizioni voi sapete che il mondo dello sport nel momento in cui diventa professionistico ha dei costi, certo. E delle necessità anche di tempo, perché ricordo sempre che siamo dotati di figure professionali all'interno, però il gruppo dirigente sono tutti professionisti chiamati a dare il proprio tempo, quindi anche in questo senso voglio dire è un
un aspetto d'amore verso la propria città, attraverso lo sport. Tu dicevi che ti occupi in modo particolare dei bambini, quindi del mini basket. Ci sono tanti bambini e che range di età coprono? Beh, guarda, noi partiamo dai 5 anni, poi arriviamo alla quinta elementare, poi c'è lo scatto quinta elementare, prima media, in cui si entra nel settore giovanile, però anche a 4 anni qualcuno inizia, guarda, sono uno spettacolo, abbiamo degli istruttori, delle istruttrici, in particolare un paio che sono con noi da tantissimo tempo, che rivestono un ruolo fondamentale nel far capire il valore dello sport in generale e dell'amore per la pallacanestro. Sono fantastici da vedere, insomma, io anche, come stesso stato per Guglielmo, un figlio che ha fatto dal mini basket al giovanile nel Mestre, insomma, e vedi proprio la crescita, vedi la passione, cementare nuove amicizie, possibilità, le strutture, ma questo vale per tutti gli sport di qualsiasi società, non sono sempre adeguatissime, però ho parlato della sì, sì, ecco, appunto, però voglio dire, facciamo tutti il massimo per dare proprio ai ragazzi queste possibilità. Adesso anche Guglielmo ti ha spiegato che col Covid è come dire, stiamo vivendo un periodo di sospensione, quindi dai, che speriamo facciamo, che appunto riuscirne veramente in maniera bella, in modo da ricominciare con tutte le potenzialità che abbiamo. Anche perché lo sport, questo è una cosa acclarata, è un mezzo per i giovani per potersi esprimere e sfogare, soprattutto, cosa che non hanno potuto fare. E anche, devo dire, per imparare la condivisione, il rispetto per gli altri, la disciplina, cioè tutti i fattori che una volta partivano dalla famiglia, adesso sono un po' demandati ad altre realtà come la scuola e magari la squadra, e quindi è un supporto notevole. No, è fondamentale, è fondamentale, infatti dicevo prima, riveste in primis un aspetto sociale, perché è inutile negare, c'è campioni, ne nascono uno ogni mille, capito? Però lo spirito di corpo, di squadra, in particolare la pallacanestro, cioè veramente rappresenta la squadra ai massimi livelli, è bello, è bellissimo. Avete anche bambine? Certo, allora nel mini basket ogni società può far giocare bambini e bambine, poi nel giovanile per i regolamenti proprio si staccano, quindi noi collaboriamo, abbiamo la società veramente più che amica, insomma, che è la PFM, che è la società di organizzazione femminile Mestrina, e quindi voglio dire, ragazzine che hanno fatto il mini basket da noi, poi nel giovanile vanno da loro, hanno il loro mini basket già di partenza, però assolutamente sì, abbiamo ambo i sessi nel mini basket. Ecco, a titolo informativo, dato che ci sono anche genitori che ci seguono, per far iniziare oppure far capire, cosa devono fare i genitori? Beh, guarda, abbiamo vari canali, fortunatamente le tecnologie aiutano, quindi abbiamo poi dei responsabili di cui i numeri si trovano direttamente sia sul sito che sul social, c'è la pagina Facebook del Mini Basket Mestre, c'è il sito, c'è anche la... sì, c'è tutto, trovano in ogni campo del social questa possibilità, basta mettere su Google Mini Basket Mestre e trovano assolutamente. Bene. Grazie, faccio questa promo. No, ma infatti è importante, perché più notizie riusciamo a diffondere per i giovani e i bambini, perché questo è uno dei nostri obiettivi, quello proprio di aiutare e i giovani. E comunque, guarda, chiaro, io parlo del Basket Mestre, ma veramente spero che tutti i ragazzini possano fare sport, perché sono palestre di vita. Palestre di vita, sicuramente. Servono dopo, qualsiasi sia lo sport, la società, però che facciano sport e non stiano sul divano. No, appunto. Torniamo a Mestre con le ultime due domande, quelle comuni a tutti i nostri ospiti. Quindi, come architetto, quindi dalla tua posizione, come vedi attualmente la nostra città? Come la senti? Cosa non funziona? Quali sono i problemi che bisognerebbe ancora risolvere? E poi, per ultimo, come vedresti tu la Mestre del futuro? Quindi un disegno, una prospettiva? Sì, beh, guarda, riparto da quello che ti ho detto prima, di uno degli insegnamenti che mi sono stati tramandati, cioè tutti noi architetti nelle varie responsabilità che abbiamo quella come dicevo, di accontentare il committente e di sviluppare quello che lui richiede attraverso un programma, che però deve essere un programma sensato e un programma in cui noi possiamo
tessere, dicevo prima, parti di città, anche solo quando tu sviluppi un edificio residenziale, uno dice sì, il classico progetto del condominio. No, devi veramente, a mio avviso, tenere presente che cosa può generare questo. Cito un esempio personale, di cui sono anche orgoglioso. Abbiamo fatto, riqualificando un edificio esistente, quindi torno a quel discorso dell'uso del suolo, sì. Ecco, a Zelarino, e questo edificio, man mano che cresceva, cominciava a attirare la curiosità degli edifici limitrofi. Sì. Beh, insomma, risultato, ma non perché l'abbiamo fatto noi come studio, perché ci sono tanti bravi colleghi, però ha portato agli occhi dei vicini, dei condomini vicini, degli abitanti vicini, qualità. Sì. Queste persone si sono informate con la stessa impresa e anche con altre per riqualificare i loro edifici vicini. Certo. Ecco, questo per me è un messaggio importantissimo. È uno stimolo enorme questo. Sì. Se tu continui a dire crei qualcosa di qualità, non uso il termine bello, ma di qualità, la gente lo capisce e non dico che si metta in competizione, ma cerca di raggiungere quella qualità, ove possibile naturalmente, perché sappiamo che anche quello è un mondo vastissimo, certo, con dei costi, con delle cose da sostenere. Tuttavia ha generato a cascata una ricerca di qualità. Quindi sicuramente Mestre ha dei problemi, l'area della terraferma ha dei problemi, li conosciamo, certo, molto ed evidenti. Non dico che si possa risolvere tutto con l'architettura, chiaramente no, certo, però è un aspetto molto importante, perché se tu generi qualità, porti qualità. E sicuramente i problemi della criminalità e del degrado avvengono maggiormente, è comprovato, sì, nelle aree, certo, meno di, certo, qualità, certo, ma non perché diventino dei ghetti, proprio perché non c'è proprio una volontà di contrastare attraverso gli strumenti che abbiamo, certo, okay? E ci sono questi strumenti, certo, e l'architettura sicuramente è uno di quelli. Voglio dire, via Camarcello, sì, adesso lasciamo perdere città dormitorio, alberghi e tutto, però ricordiamoci cos'era via Camarcello o la testa di via Torino. Uh-huh. Ripeto, non giudico le architetture belle e brutte, però giudico che cosa innescano. Certo. E sicuramente, insomma, fino a 10 anni fa ci ricordiamo cos'era quella, sì, zona, sì, era, certo, inaffrontabile. Certo, sì, adesso, certo, ci puoi andare. Ci sono altre aree di Mestre invece in cui si fa ancora fatica a andare, onestamente, perché, sì, non è piacevole trovarci, sì, che però, ripeto, se andiamo via un processo virtuoso. Ci sono anche degli strumenti edilizi adesso, anche lì poi bisogna fare la tara, però che possono portare a un pensiero di riqualificazione. Certo. Quindi in questo senso pensare a pezzi di città, sì, okay? Ripensare se c'è l'opportunità, alcune teste, l'ingresso alla città, ecco, elementi che io spererei per la Mestre del futuro. È una cosa che quando torno appunto dai viaggi, che siano in macchina, che siano dall'aeroporto, arrivi in Mestre, beh, ecco, questa è una cosa che manca un po', un'idea di senso di ingresso, sì, questa, sì, è una cosa che io ho sempre, sì, percepito, sì, in tante, sì, città, che poi dopo quando le vivi, lasciami questo termine, sono meno, hanno meno appeal, sì, magari anche sotto certi punti di vista di Mestre, però senti che entri in una città. A Mestre entri sempre un po' vagamente, sì, entri attraverso cavalcavia, entri attraverso elementi, sì, che non hanno un senso di porta. Certo. E anche questa si potrebbe, secondo me, sviluppare con progetti, certo, nelle teste, sì, della, sì, città, sì, sì, che, sì, so, perché sono varie, tra l'altro. Sono varie. Mestre è al centro. Bravissima. Ha un'importanza strategica enorme. Bravissima, quindi... straordinaria. Sì. Anche questa è una parola un po' abusata, ma Mestre oggettivamente veramente può essere un laboratorio straordinario, sì, del Veneto. Sì, sì. Perché, guarda, veramente, togli il velo. Ma le persone più illuminate questo lo sanno. È che si fa fatica a trasmetterlo ai cittadini, sì, perché sembra sempre che Mestre debba essere seconda a tutto, no, ma invece non è così. Insomma, anche Cenerentola è diventata insomma, principessa di un certo livello. Certo. No? Esatto. Una cosa volevo, sì, chiederti, ci sono due scuole di pensiero, sì, proprio per Mestre, sia nel passato che anche, sì, per il futuro. C'è chi, lasciamo perdere ideologie che non ci interessano, no. C'è chi vorrebbe una Mestre orizzontale, sì, e chi vorrebbe invece una Mestre verticale. C'è
un metodo per riuscire a, diciamo, a compenetrare le due cose, o, oppure si deve per forza fare una scelta drastica perché si deve sfruttare naturalmente, come quindi rigenerare le cose esistenti, sì, che sono basse, sì, e quindi a scapito di qualche cosa. Beh, allora, guarda, io come mio approccio, come mio concetto, io sono per la città verticale, sì, ma solo per il fatto che libera suolo a terra, sì, la città verticale, e questo è un aspetto importantissimo. Tuttavia, e qui serve una pianificazione urbanistica, appunto, è ovvio che non puoi metterti a fare torri in certi centri storici o nel nostro centro storico, ma puoi sicuramente lavorare per scala, sì, e questa scala, ripeto, se tu incominci a rigenerare e tari il fatto che puoi sopraelevare, che puoi arrivare liberando suolo a terra, secondo me ricrei sotto certi punti di vista delle forme di scala. Sì. Poi è chiaro che se tu hai un borgo concluso non è che gli vai a mettere, sì, l'elemento torre, della, sì, torre, certo, però sì, sicuramente la città, sì, del futuro è una città verticale, sì, questo io lo dico, lo sostengo, sì, sì, e, sì, si, sì, può, sì, e si può fare, sì, si, sì, può fare anche qui da noi, certo, ci sono gli spazi, ci sono le capacità, ci sono i momenti di cerniera, sì, per fare questo, dove deve esserci un equilibrio, certo, questo sicuro, però io poi andrei su. Certo. Un'ultima cosa, sì, in questi anni più persone, sia professionisti, sì, architetti, ingegneri, urbanisti, ma anche cittadini, sì, hanno tirato fuori dal cassetto l'antico desiderio di poter aprire il canale e ritornare al collegamento acqueo tra Piazza Barche e Venezia. Sì. E secondo te questa cosa sarebbe fattibile, opportuna, oppure è meglio lasciar stare e tenere gli autobus per andare a Venezia? No, guarda, secondo me l'utilizzo dell'acqua, proprio quello che dicevo prima, che Mestre è anche città d'acqua, fatta in maniera corretta, sarebbe da fare. Vero. Io proprio sono di questa scuola. Il vero pensiero sbagliato di tanti mestrini è qua, purtroppo, noi siamo una città che forse è la meno provinciale del Veneto, sì, ma allo stesso tempo diventiamo provincialisti quando dice: ah, non sei l'acqua del Sile, per forza, cioè voglio dire, stiamo parlando di un fiume di risorgiva rispetto, certo, a un'altra tipologia d'acqua, che è quella, quella, ecco, vera, appunto, certo, quindi voglio dire, fatto con questo debito distinguo, assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo una straordinaria opportunità col Parco di San Giuliano, sì, e da lì già si possono avere dei collegamenti, ma portarla in centro sarebbe assolutamente fantastico, sì, e io sono assolutamente di questa scuola, ci sono, sì, tante proposte, alcune anche corrette al mio punto di vista, che, certo, sono visto negli anni attraverso concorsi, attraverso anche proposte di altri professionisti, certo, bisogna avere un po' di coraggio, cioè la Piazza Barche allungata fino a, voglio dire, al Forte, era veramente la nostra Rambla, sì, per dirlo alla spagnola, certo, dove potevamo organizzare il mercato, dove potevamo organizzare tantissime cose con l'acqua che passa, il trasporto, cioè dobbiamo riattivare parti e pezzi di città, questo fa pensiero, parte del disegno, sì, appunto, assolutamente, che anche, c'è, che c'è, sì, che anche c'è, perché dovremmo pensare in prospettiva ai nostri giovani, per cui creare una città per i giovani dove loro possano restare, certo, fare famiglia, trovarsi un lavoro, e si inizia con l'università, e sì, esatto, ecco, questo è l'argomento, no, va benissimo, è che abbiamo ancora poco tempo, sì, però questa della città per i giovani, perché anche adesso ci sono, sono usciti appunto i progetti per allargare l'università a Venezia, non ha molto senso, ecco, e poi spingere, diciamo, invitare i giovani nella zona solamente di San Giuliano, quindi il Forte, eccetera, sì, però il centro, sì, ne verrebbe come al solito mortificato, certo, per cui invece è proprio in centro che i giovani devono arrivare, soprattutto magari dopo una giornata di studio, o comunque creare dei dipartimenti magari più centrali. Guarda, quello di Torino va bene, però secondo me ci sarebbero anche degli spazi, certo, per fare anche qui. Certo, quindi, ci sono esempi bellissimi in città, in giro per l'Europa. Adesso cito una che secondo me può avere con la debita proporzione delle relazioni veramente anche urbanistiche con Mestre, che è Rotterdam. Sì. Hanno fatto delle cose bellissime con gli student housing, portando veramente nel centro gli studenti, collegandoli, naturalmente noi abbiamo il polo di Via Torino, che è un certo, po' importante, però
lo vedi che è un po' dove vanno, fanno lezione, vanno via, sì. Bisogna attivare. Dicevo prima, esatto. Bisogna attivare i poli. Attivare. Se fai questo, poi va benissimo tentare di ricopolare Venezia, perché su certi punti di vista è importante anche quello, ma non lo riattivi solamente concentrando in ghetti, università, tu devi delocalizzare, esatto. Anche. Sì. L'università diffusa. Esattamente, e quindi come dicevo prima, attivare i poli. Sicuramente, bene. Ecco. Beh, allora, io resterei ancora qui. Io parlerei sempre di Venezia. Esatto, ecco, però magari lo ne faremo un'altra più avanti. Con grande piacere. Quindi io veramente è stato molto piacevole, perché abbiamo parlato con una persona, con un maestrino vero, che ama la sua città, come l'amiamo noi, e che la vede dal suo punto di vista in un modo propositivo, sempre. In un modo sempre buono. Quindi io ti ringrazio molto. Grazie a te, a titolo personale e per i nostri ascoltatori. Grazie a voi. E quindi poi riprenderemo il nostro discorso. Con grande piacere. Ecco, io ringrazio tutti coloro che ci seguono sempre assiduamente, so che stanno crescendo, quindi sono molto contenta. Come sempre io propongo, se volete scriverci, all'indirizzo mail comitatoprogettocomune@gmail.com oppure nella messaggistica della nostra pagina Facebook. Tutti i video che abbiamo fatto finora e quelli che ci saranno sono pubblicati nella pagina Facebook di Comitato Progetto Comune e anche nel nostro canale YouTube dedicato, quindi basta scrivere appunto Comitato Progetto Comune o Protagonisti, che è il titolo della serie, quindi ci trovate. E ringrazio ancora Filippo Caprioglio, il direttore Filippo Caprioglio, grazie molte, grazie e do a tutti l'appuntamento giovedì prossimo. Grazie.